tutti. Sì, in questo caso con il mio intervento ci spostiamo più sul legame tra sostenibilità energetica e cambiamento climatico. In particolare cercherò di soffermarmi soprattutto sui concetti di abbandono carbo e yasunización, detto in spagnolo, visto che arriva dall'Ecuador questo termine. E diciamo, però, porterò questo esempio di analisi multicriteriale spaziale portato avanti in Italia. Allora, mi soffermerei molto poco sulla prima slide di inquadramento, perché penso che, a parte alcuni presidenti di stati famosi a parte, bene o male è abbastanza dimostrato, insomma, il legame tra combustibili fossili e cambiamento climatico, direi. Infatti si ritiene che soprattutto il settore energetico sia responsabile di almeno il 60% del totale delle emissioni di CO2. Questo, diciamo, questo link è entrato appunto a livello internazionale sulle agende, per esempio nell'UN Sustainable Development Goal, nel Goal 13 sulla accessibilità energetica sostenibile, e nel Goal 17 che è proprio sulle azioni mirate contro il cambiamento climatico. In particolare abbiamo visto nella COP21 del 2015, nel Conference of Parties 2015, dove appunto ci sono stati gli accordi di Parigi, firmati anche dagli Stati Uniti, purtroppo, che appunto parlavano di riuscire a contenere l'innalzamento della temperatura rispetto ai valori preindustriali entro i 2 gradi centigradi entro il 2100, anche se si auspicherebbe un grado e mezzo, adesso vedremo come andrà. Anche attualmente l'Europa e l'Italia hanno recepito questi concetti, infatti l'Energy and Climate Strategy prevede degli obiettivi al 2020, 2030, 2050, in particolare di aumento progressivo dell'uso di fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, diminuire i gas serra, diminuire la dipendenza dai combustibili fossili, però ancora poco si parla, diciamo, di questo concetto di unbindable carbon, che vedremo nella prossima slide, e che a nostro avviso potrebbe essere importante, soprattutto nel periodo di transizione energetica. Ovvero, cosa succede? I differenti studi hanno dimostrato, dicono che per limitare appunto questo innalzamento di 2 gradi centigradi, le emissioni dovrebbero essere contenute tra gli 870 e i 1240 gigatonnellate di CO2. Se si consumassero tutte le riserve di combustibili fossili, si stima che verrebbero emessi 11.000 gigatonnellate. Ecco che uno studio pubblicato su Nature nel 2015 ha stabilito che per mantenersi appunto entro questo range, in teoria l'80% del carbone, il 50% del gas e il 30% delle riserve di petrolio dovrebbero rimanere unbindable, ovvero stoccate nel sottosuolo. Ecco che questo studio in particolare, diciamo, dà delle indicazioni ai differenti stati, dice che stato X dovrebbe mantenere nel sottosuolo tot riserve stimate. La nostra domanda è: ma questo, ok, benissimo dare queste indicazioni, è benissimo che stia entrando anche in discussione questo aspetto qui, però a livello geografico dove si dovrebbe priorizzare di lasciare sottoterra queste riserve, in particolare pensando alle relazioni con aree ad alta biodiversità o ad alta diversità culturale. Ecco che l'unica iniziativa fino adesso portata avanti dal 2007 al 2013 di l'idea di Keep the Oil in the Soil è avvenuta in Ecuador, nel Parque Nazionale Yasuní, dove il governo aveva proposto di creare un fondo di compensazione internazionale, dove i differenti stati dovevano portare un tot di soldi per dire: ok, io governo ecuadoriano non procedo con l'estrazione di petrolio sotto questo parco nazionale. Purtroppo non si è arrivati a raccogliere abbastanza fondi, però l'idea, il concetto, appunto, da qui arriva il concetto di yasunizzazione in italiano, è andato avanti. Adesso c'è tutto un gruppo sociale in Ecuador come gli Yasunidos, anche a livello scientifico, che cerca di continuare a promuovere questa iniziativa. Questo anche perché noi fino adesso ho parlato principalmente dell'effetto sul cambiamento climatico dei combustibili fossili, però non dobbiamo dimenticarci che tutte le fasi di estrazione, esplorazione, produzione petrolifera ha differenti impatti, ok? Può portare a deforestazione, frammentazione degli habitat, agli oil spills, ai sversamenti petroliferi, può portare anche a impatti sociali, conflitti sociali con la popolazione residente, eccetera.
Ecco che, in base a queste premesse, nel 2016 l'Università di Padova, in particolare con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, sta portando avanti questo progetto di ricerca, che appunto come diciamo, obiettivo ha quello di mappare queste interazioni tra riserve, attività petrolifere e aree ad alta diversità ecologica e culturale, e anche cercare di identificare criteri geografici, quindi spaziali, per definire dove lasciare sottoterra queste risorse. In questo contributo, quello che abbiamo presentato diciamo, al congresso, in particolare ci focalizzeremo sul caso italiano e soprattutto sulle diciamo, i blocchi, le concessioni in produzione, di sfruttamento. E abbiamo appunto portato avanti questa diciamo, analisi multicriteriale spaziale come un esercizio per capire dove, quali concessioni sarebbe meglio evitare o bloccare la produzione oppure portarle avanti con buone pratiche, diciamo, i quali invece, secondo i criteri selezionati, adesso vedremo, si può continuare con la produzione. Sottolineo secondo i nostri criteri, secondo i nostri pesi, perché poi vedremo nelle conclusioni l'importanza quando si passa a un processo di multicriteriale, quanto importanti sono i criteri, diciamo, ecco. Italia, perché noi diciamo, ci stiamo focalizzando soprattutto in Amazzonia, però forse non tutti sanno che l'Italia è il quarto produttore europeo e 47esimo al mondo, in particolare la Val d'Agri, la famosa Val d'Agri in Basilicata, è il più grande campo petrolifero onshore diciamo d'Europa. Ci siamo concentrati soprattutto sulla parte onshore, non offshore, per il momento. E passiamo alla metodologia, appunto c'è stato tutto un lavoro di ricerca bibliografica e soprattutto di raccolta, selezione e di dati spaziali e di creazione di un certo database. Abbiamo lavorato principalmente, anzi quasi totalmente in QGIS, quindi GIS open source, e appunto abbiamo raccolto e cercato di selezionare dati relativi agli aspetti dell'oil and gas, aspetti sociali, infrastrutturali, ambientali, ecologici, di conservazione. Questo, diciamo, chi lavora con GIS magari ben sa che la parte di data mining, delle raccolte di dati, è quella che porta via il tempo, e poi il processo degli algoritmi è abbastanza rapido. La preparazione del database è quella più dispendiosa a livello di tempo. Questi dati sono stati appunto geoprocessati e si è prodotto appunto un geodatabase strutturato per ogni diciamo, blocco in produzione. Diciamo appunto, come sapete, la multicriteriale è diciamo, un processo che ci permette l'identificazione di alternative rispetto a differenti alternative, la scelta di alcune di queste in base a criteri e in base a un peso dato a questi criteri. In questo caso appunto immaginiamoci una tabella di attributi. Ogni record è un blocco petrolifero e i campi sono tutti questi criteri che abbiamo selezionato. Infatti, dopo aver creato questo database, si è cercato di decidere di produrre la tabella decisionale che abbiamo dato in pasto a QGIS. In questo caso, diciamo, c'è stata una simulazione di, diciamo, di un processo partecipativo tra stakeholders. Diciamo, ci siamo immaginati di essere uno che lavora per una compagnia petrolifera, un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, un casino, insomma, pugni, eccetera. No, questo no, magari, però diciamo che c'è stato questo processo appunto di selezione di dati spaziali e di diciamo di selezione appunto di questi criteri tra i vari dati spaziali raccolti. Poi c'è stato in questo processo anche un'attribuzione di pesi per metodo Borda da 0 a 1, diciamo c'è stata una gerarchizzazione di questi criteri selezionati. E la definizione se questi criteri erano un costo, cioè aumentare il criterio aumentava il beneficio dato da quella scelta, diminuiva il beneficio dato da quella scelta o un beneficio, un gain. Tutto è stato dato in pasto al plugin Vector MCDA di QGIS attraverso l'algoritmo GeoToxis. Okay. Questi sono i criteri scelti, vedete, abbiamo aree protette, popolazione, specie in pericolo, diversità ecosistemica, produzione in TEP, i chilometri di fiumi all'interno di un blocco, il numero di pozzi all'interno di un blocco, pipelines, chilometri pipelines, eccetera, block area, e questi pesi, appunto sono i ordini di peso, e quelli di preferenze, quindi solo alla produzione è stato dato un beneficio, perché abbiamo pensato a livello economico, la produzione vuol dire royalties, quindi in questo caso abbiamo dato, mentre all'aumentare delle aree, del chilometri quadrati di aree protette nel blocco vuol dire che è un costo, aumentare la produzione vuol dire un beneficio.
Questi, vado velocemente, questa è una presentazione, diciamo, cartografica di interazioni tra i vari tematismi raccolti. Ecco qui, passiamo subito ai risultati. Allora, diciamo, sono stati analizzati in totale 129 blocchi in diciamo, produzione. Appunto qui, questo è il risultato dell'analisi multicriteriale. Il plugin è molto user friendly, si inserisce a tabelle decisionali, si dà costo-beneficio, il peso, e ti crea nella tabella di attributi un campo che va da 0 a 1 e gerarchizza tutti i blocchi. Diciamo che qui si può vedere i peggiori blocchi sono quelli che tendono verso lo 0, dove è raccomandabile, in base ai nostri criteri, fermare o evitare la produzione, e i migliori blocchi sono quelli verso l'1, dove appunto ci sono i minori impatti ambientali, c'è la più alta produzione oppure entrambi. Ecco qui appunto questa è la rappresentazione grafica, diciamo, con effetto graduato di tutti i blocchi studiati, e passerei subito a questa parte qui dove abbiamo due esempi. Per esempio il blocco peggiore è Dosso degli Angeli, in Emilia Romagna, 115 km quadrati, il 30% si sovrappone aree protette tra le quali il Delta del Po, differenti overlap con altre aree ecologiche, e c'è una bassa produzione. Mentre la Val d'Agri è risultata essere il blocco migliore, nonostante potete vedere che l'area è maggiore, ci sono anche qui overlap, però in questo caso, avendo determinato come beneficio la produzione della Val d'Agri è talmente elevata che ha sorpassato tutti gli altri criteri. E questa è una cosa da tenere in considerazione, infatti poi lo metterò in evidenza anche dopo. Infatti però, se noi per esempio ci fossero stati più ambientalisti in questo gruppo di lavoro, probabilmente avremmo messo la produzione come costo, come emissioni CO2, la cosa sarebbe stata ribaltata. Ecco perché appunto nelle nostre considerazioni finali vogliamo mettere in risalto l'importanza, okay, degli aspetti in environmental carbon, nelle politiche, definire queste politiche e iniziative magari di azionization. L'importanza, cioè le potenzialità, diciamo, della multicriteriale per poter portare avanti, cioè in questi processi decisionali che sono molto complessi, per poter combinare fattori diversi. Però bisogna stare molto attenti in questi processi. Prima di tutto, un fattore critico è la qualità e la disponibilità di dati spaziali. Per esempio, in questo caso, soprattutto nella nostra idea di creare un World Atlas, dove tutte le nazioni dovrebbero riuscire a usare gli stessi criteri. Questo non è semplice. Per esempio, solamente per dire, in Italia non abbiamo usato le linee sismiche, abbiamo usato durante la fase esplorativa, perché un dato spaziale non era, avevamo circa 900 linee sismiche su 16.000, perché non erano disponibili, quindi era inutile usarle. E soprattutto l'importanza di un processo partecipativo, di una consultazione di esperti per avere una validazione sociale sui criteri, sul tipo, sui criteri, la scelta dei criteri, sul peso di altri criteri e su definire se il criterio è un costo-beneficio. Perché questo è un processo decisionale, qui siamo in un processo decisionale. E anche, come ultimo, il fatto di dove dovrebbe essere collocata l'analisi spaziale multicriteriale nel flusso del processo decisionale, dove e come. Grazie.